Sta entrando nel vivo il progetto Bilinguismo Cresket, iniziativa lanciata dalla Regione l'anno scorso che vede il coinvolgimento di associazioni, enti locali e dell'Università di Edimburgo. L'obiettivo è quello di favorire la diffusione del bilinguismo in Sardegna, nella consapevolezza, supportata ora da studi accademici e da ricerche scientifiche, che i bambini bilingui e trilingui hanno dei vantaggi nello sviluppo cognitivo e intellettivo. L'Università scozzese, sotto questo profilo, è all'avanguardia grazie anche agli studi di una ricercatrice italiana, la professoressa Antonella Sorace, titolare della cattedra di linguistica acquisizionale del prestigioso Ateneo e direttore del centro di ricerca Bilinguism Matter. Gli studi hanno dimostrato che i bambini bilingui o trilingui dalla nascita posseggono tutta una serie di abilità cognitive rispetto agli altri. Sono più portati ai cambi disciplinari, imparano meglio e più in fretta le lingue straniere. In Sardegna il programma Bilinguismo Cresket intende favorire il bilinguismo sardo-italiano, vissuto come valore didattico ed economico e come tale promosso nelle scuole materne. I vantaggi cognitivi del bilinguismo precoce saranno illustrati nell'isola alla presenza delle famiglie. Dalla professoressa Sorace dal 22 al 25 ottobre prossimi, martedì 22 a Pula, mercoledì in Ogliastra, giovedì e venerdì in provincia di Sassari. Agli incontri, oltre alla professoressa Sorace, saranno presenti Salvatore Sarigu dell'associazione Bertula Antiga, Michele Pinna, studioso di lingua sarda e direttore scientifico dell'Istituto Camillo Bellini, Daniela Masia, operatrice culturale specializzata in lingua sarda, e Maria Antonietta Piga, direttore del Suffizium Limba Sarda della provincia di Nuoro, ma anche in sei della provincia Ogliastra. Sono stati coinvolti 3.000 bambini dai 2 ai 6 anni, insieme ai genitori e agli insegnanti.